e dicendo ancora una volta grazie ad Antonio Scaduto, lo accogliamo con l'applauso più forte e più bello che la sua Augusta riesce a fare. Ed qua Antonio Scaduto. Buonasera Antonio, goditi intanto l'applauso della tua gente. Grazie Antonio. Antonio Scaduto ritorna da vincitore nella sua Augusta, nella nostra Sicilia. Dimmi subito Antonio qual è la tua emozione stasera davanti ad alcune migliaia di persone, i tuoi concittadini, il tuo sindaco, il tuo colonnello, perché ho detto che tu sei un atleta della Guardia di Finanza, la tua gente, qual è l'emozione che hai in questo momento dentro? Guarda, per essere sincero, mi batto più ancora adesso. Volevo sapere questo, sapete, è bello quello che ha detto, perché adesso poi ti chiederò qual è l'emozione di un atleta che vince alle Olimpiadi. Però il fatto che tu abbia detto ho un'emozione più forte adesso rispetto a quella enorme sicuramente vissuta alle Olimpiadi ti fa onore. Sicuramente, non mi aspettavo che questa gente, poi leggo dalle acque della parata all'anche di Qui c'è anche un pezzo della tua storia che ovviamente stasera anche attraverso i filmati realizzati dall'amico e collega Francesco Carruba di Telemarte ricostruiremo. Le emozioni sono tante, se a lui batte il cuore secondo me perché qui caro Antonio sei nella tua città, ci sono i tuoi concittadini e penso che una presenza così numerosa di pubblico, di tuoi concittadini testimonia che c'era voglia di festeggiare, da qualche giorno a questa parte c'era un'aria frizzante e credo che noi abbiamo interpretato questo pensiero e dobbiamo essere grati. Bene. Abbiamo tutti il grande onore di vedere la medaglia vera di Pechino, sì lo tengo io, grazie Massimo. La medaglia di bronzo che Antonio ha vinto insieme con Andrea Facchin, momento storico per Augusta e per la Sicilia. Antonio Scaduto, terzo classificato alle Olimpiadi di Pechino, viene premiato dal sindaco. Inno nazionale. Le fiamme gialle, diciamo che ha avuto 41 atleti alle Olimpiadi, è stato un record, quindi poi ha portato una medaglia d'oro, due bronzi e un argento, quindi vanta insomma di tante medaglie. Facciamo ancora un applauso ad Antonio, che tra l'altro, così come mi avevano detto, io mi sono un po' informato con l'inviato del nostro giornale, del giornale La Sicilia a Pechino, Gianfranco Troina, mi ha detto, così come ha confermato la tua fidanzata, bravo ragazzo, simpatico, disponibile, così alla mano, e sta confermando anche con la medaglia di bronzo al collo di essere veramente uno di noi. Questa è la targa, modesta ma secondo me ha un grande significato, spero che tu la possa conservare. Come dire, nel posto più caro della tua bacheca, quindi a nome della città di Augusta, al concittadino Antonio Scaduto, orgoglio e vanto dell'Italia intera
che conquistando la medaglia di bronzo nel K2 1000 metri alle Olimpiadi di Pechino 2008 ha portato alto nel mondo il nome di Augusta, sua città natale, dandone lustro e prestigio. Settembre 2008. Celebriamo questa vittoria un mese dopo con i fuochi d'artificio. Giusta conclusione di una grande serata.